K44 risponde. Un contenitore per chiarire i dubbi del trasporto. Si chiama ERRU, ma in italiano possiamo tradurlo tranquillamente come il Registro Europeo delle Imprese di Autotrasporto. È entrato ufficialmente in vigore il 1 gennaio del 2021 in tutta la comunità europea grazie a un regolamento, anche se è stato fissato già da un po' di anni. Qualcuno lo ha paragonato alla patente a punti, sarebbe una specie di patente a punti per le aziende di autotrasporto europeo, anche se il meccanismo non è proprio esattamente quello, ma insomma, Daniele, che dici? Possiamo un po' assimilarlo in qualche modo? Diciamo al contrario, no? Cioè, nel senso che la patente a punti toglie il meccanismo dell'ERRU, tendenzialmente dovrebbe aggiungere, e al raggiungimento di una certa soglia, un po' come una bottiglia, no? Che man mano che si riempie a un certo punto riversa il suo contenuto all'esterno. Quando lo riversa ovviamente scattano delle infrazioni. Diciamo così molto genericamente, anche perché per entrare meglio nel meccanismo dell'ERRU, di questo registro europeo delle imprese di autotrasporto, abbiamo oggi con noi Marco Di Gioia, che è il segretario generale dell'UETR, quindi in collegamento da Bruxelles. Diciamo subito che cos'è questo registro europeo e in qualche modo a che cosa serve, cioè perché a un certo punto dall'Europa hanno pensato di fare un registro quando già negli stati nazionali esistono dei registri. Sì, questo è esatto, come è stato anche detto prima, l'ERRU non è una novità, l'ERRU esiste già da un bel po' di tempo, esiste già dal 2013, frutto di una decisione di Bruxelles di interconnettere in maniera elettronica i preesistenti registri o albi nei vari paesi membri dell'Unione Europea. Un procedimento e un progetto che già all'epoca richiese tempo e sforzi, perché già il rendere elettronici e interconnessi vari albi o registri fu una cosa non facile, in particolare per alcuni paesi membri. A tutto questo si è aggiunto l'approccio di introdurre un sistema di punteggi. Giustamente lei ha detto che anziché togliere aggiunge, quindi va in incremento, un sistema di punteggi per ottenere cosa a livello comunitario? Il controllo, quindi non solo registrare le imprese che operano, ma controllare come queste imprese operano in attuazione, in rispetto delle normative comunitarie dell'autotrasporto. Questo ha implicato un dilungarsi dei tempi di, ahimè, 7 anni per implementare queste nuove funzionalità, diciamo così, di attribuzione di punteggi ad ogni azienda. Come funzionano questi punteggi? Questi punteggi sono legati alla commissione di infrazioni, le quali a sua volta sono classificate dal punto di vista dell'entità della gravità. Quindi esistono delle tabelle, anch'esse fissate a livello comunitario. Fondamentale dire come l'idea di armonizzare, di avere un approccio comune su tutto il territorio dell'Unione, tabelle alle quali si deve fare riferimento per attribuire questi punteggi. Vi sono delle soglie differenziate sulla base delle aziende, perché naturalmente si deve poter differenziare tra un monoveicolare e un'azienda grande che opera in maniera diversa. Superate queste soglie, qualora appunto vi siano queste infrazioni molto gravi, ripetute, si può arrivare fino alla perdita del requisito di onorabilità e di qui anche l'ultimo step, fino alla perdita della licenza comunitaria. Ecco, è importante però evidenziare come il meccanismo non è a mannaia, cioè non vi è un automatismo tra superamento della soglia e perdita dell'onorabilità e non poter più operare. Io devo dire la verità, stiamo sentendo soprattutto da certe parti dell'Europa, devo dire da alcune parti dell'Europa già delle profondissime lamentele, si grida al disastro. Ora io voglio dare un messaggio, un'impresa che opera in regola, un'impresa che rispetta le norme, non ha nulla da temere. Quindi è importante
evidenziarlo, perché altrimenti si rischia di fare terrorismo nei confronti di qualcosa che a mio avviso rappresenta una grandissima azione in avanti per consentire quello che noi stiamo dicendo da anni oramai, per consentire che in Europa vi sia concorrenza leale, quindi con imprese che operano in maniera regolare sul mercato dell'autotrasporto. Direi che dal punto di vista operativo noi siamo molto fiduciosi che il l'ERRU diventi appunto lo strumento per ciò di cui si parla oramai da anni a livello comunitario. L'ERRU viene già applicato nei Paesi Bassi, giusto? E che è stato forse il primo, credo, il primo paese in Europa che lo sta applicando. Sì. Ma in concreto, beh, anzitutto come lo stanno applicando gli olandesi? Perché credo che ci sia, come dire, una sorta di progressività. Ma poi la domanda forse che si chiederanno molti nostri ascoltatori è: ma se io italiano prendo una sanzione nei Paesi Bassi, mentre in Italia non è ancora applicato l'ERRU e là sì, che cosa succede? È una domanda molto interessante, proprio perché l'Olanda appunto è stata la prima ad attuare il sistema del nuovo ERRU. Il sistema olandese lega le soglie e i punteggi al numero di copie conformi delle licenze comunitarie delle aziende. Quindi io qua ho alcuni esempi in olandese che tradurrò all'impronta. Un'azienda che ha una copia ha una soglia oltre la quale teoricamente abbiamo la perdita di abilità e conseguenze gravi di 18 punti, quindi oltre i 18 punti scattano le conseguenze. Dalle 2 alle 10 copie conforme licenza comunitaria abbiamo una soglia di 27 punti, fino ad arrivare a 500 copie conforme licenza comunitaria che implica una soglia di 230 punti. Ora, questo è il primo elemento importante. Il secondo elemento è che anche le sanzioni comminate all'autista o all'azienda cambiano in Olanda. Ad esempio, per le infrazioni le più gravi, quindi la frode al tachigrafo o alla carta del conducente, si hanno 1.500 euro per l'autista e 10.000 euro per l'azienda. Da evidenziare anche che in Olanda, ma anche nel sistema ERRU, questi punti sono validi per 2 anni, dopo che si raggiunge il 50% della soglia scatta una notifica, quindi si informa l'azienda, stai attento perché stai oltrepassando più della metà. Poi, arrivando alla seconda domanda, praticamente cosa succede se già un'azienda è italiana? Allora, in Olanda vi è un periodo di tolleranza o grazia fino al 1 aprile. Vale a dire che fino al 1 aprile l'attribuzione dei punteggi non è definitiva, quindi l'impresa può eventualmente contestare questo punteggio di fronte alle autorità olandesi, che poi valutano come regolarsi dal punto di vista dell'appello dell'azienda. Quindi e anche qua, tornando all'automatismo, non è che quando superi la soglia poi automaticamente hai la conseguenza e la sanzione, cioè le autorità giudicheranno se la perdita dell'onorabilità è proporzionata o meno al tuo tipo di azienda. Quindi anche per gli olandesi vi è una, come dire, una sorta di flessibilità, perché altrimenti il sistema non può operare. Gioia, una domanda breve che però dà il senso di quello di cui stiamo parlando. Cioè, ha enfatizzato in particolare l'armonizzazione, no? Cioè, nel senso che alla fin fine questo sistema serve anche un po' a fare in modo che all'interno del territorio comunitario tutti quanti applichino le stesse norme e tutti quanti soprattutto, come dire, subiscono le stesse sanzioni alla commissione di determinate infrazioni. Ma al momento attuale riesci a farci qualche esempio di casi in cui alcune infrazioni vengono considerate in modo completamente diverso da paese a paese? Dunque, allora, questa è un'altra domanda focale. Laddove a livello comunitario si è riuscito, anche qua dopo molti anni di discussione, ad avere una classificazione armonizzata delle gravità, quello che ad oggi purtroppo, per tutta una serie di motivi che non vado a toccare, ma di carattere anche giuridico, politico, le sanzioni non sono armonizzate. Ci sono delle soglie anche qua, ma uno degli elementi ricorrenti che noi chiediamo anche a livello europeo,
il fatto che qualcosa sia difficile non vuol dire che non si possa cercare di ottenerla, è un avvicinamento il più possibile delle sanzioni, perché altrimenti viene meno quel concetto di concorrenza leale, quindi a parità di sanzioni, a parità di infrazioni e a parità di gravità vi sono sanzioni pecuniarie o addirittura legate fino alla reclusione che cambiano da paese a paese. Questo sicuramente è qualcosa su cui dobbiamo ancora lavorare. Abbiamo già il regolamento del 2016 che armonizza l'entità della gravità, ma sulle sanzioni c'è ancora molto da lavorare. Ma possiamo dare un po' un'idea poi in concreto di quali sono queste sanzioni che possono incidere poi su questo punteggio e quindi sull'attività dell'azienda? Sì, allora io qua ho una tabella che a cui posso fare riferimento molto velocemente, che però dovrà essere modificata in futuro. Ad esempio, le infrazioni più gravi sono quelle legate al periodo di guida, ad esempio, quando si supera del 50% o più il periodo di guida giornaliero di 9 ore senza osservare la pausa di 4 ore e mezzo, quando si supera del 25% o più il periodo di guida settimanale. Quindi i periodi di guida sono un ambito in cui possiamo trovare alcune delle infrazioni più gravi. Oppure, ad esempio, abbiamo il periodo di riposo ugualmente legato a un concetto di gravità. Il tachigrafo, ad esempio, laddove vi siano manipolazioni di tachigrafo, questo viene considerata la infrazione più grave in assoluto. Idem per quanto riguarda la manipolazione della carta del conducente, ugualmente molto 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 grave. Quindi falsificazione dei documenti, ecco, queste sono alcune delle ipotesi che vengono definite come le più gravi in assoluto. Ad esempio, superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli commerciali. Questa è un'altra ipotesi considerata la più grave in assoluto. Queste sono quindi armonizzate. Non ha fatto riferimento al distacco, quindi l'istituzione del distacco e quindi che peraltro invece è un, come dire, una tipologia di lavoro particolarmente odiosa, insomma, almeno giudicata particolarmente, sì, odiosa almeno dall'autotrasporto italiano. Insomma, all'interno di quale fascia viene inserito il distacco? Ecco, il distacco non è ancora inserito perché vi è attualmente un gruppo di lavoro, detto in inglese enforcement, termine traducibile male, diciamo il gruppo di lavoro applicazione o attuazione della normativa comunitaria di autotrasporto, di cui anche noi come Gualtieri facciamo parte da anni, che sta lavorando alla revisione di questa tabella a cui adesso ho fatto riferimento del regolamento 2016 per includere appunto tutte le ipotesi di infrazione a quelle che saranno le normative che entreranno in vigore nel 2022 relative al distacco degli autisti, costate lunghe discussioni a livello comunitario. È una grande opportunità. State vedendo K44 risponde. Dal vostro punto di vista di UETR, quindi lo ricordo, è l'Unione di Associazioni di Autotrasportatori Europei, secondo voi l'introduzione di questo sistema avrà una vera incidenza sulle infrazioni che abbiamo detto, quindi per esempio cronotachigrafo, tempi di guida, ma anche dumping sugli autisti, concorrenza sleale, eccetera? Dunque, la risposta dal nostro punto di vista è sì, per una serie di motivi. Il primo è che il pacchetto mobilità fa riferimento in maniera quasi trasversale alle nuove tecnologie. Cioè oggi è possibile fare e controllare ciò che fino a 10-15 anni fa era molto difficile fare e controllare in maniera capillare ed effettiva. Nuove tecnologie che hanno un costo molto basso anche per gli agenti accertatori, quindi sono tecnologie alla portata di tutti. Il riferimento ai nuovi database, banca dati elettronici, a cui noi abbiamo sempre guardato con grande favore, è finalmente contenuto nel pacchetto mobilità, incluso il distacco a cui farà riferimento un altro mini ERRU che si chiama IMI, che già esiste da anni a livello europeo
e che fondamentalmente una banca dati su cui dovranno essere convogliate tutte le dichiarazioni di distacco e tutto ciò che riguarda il distacco, appunto. Quindi direi che dipende molto anche dall'approccio degli stati, ma diciamo che oggi ci sono meno scuse per dire che i controlli non si possono fare o sono molto difficili da effettuare. Noi siamo molto fiduciosi che le nuove tecnologie, la digitalizzazione potrà far fare il salto di qualità, diciamo così. Ecco, a questo proposito anche il cabotaggio, quindi anche i passaggi di frontiera saranno con l'evoluzione del cronotachigrafo in qualche modo più registrabile, più controllabile, insomma. Nel frattempo, sempre facendo riferimento all'ERRU, la violazione della normativa sul cabotaggio come viene considerata? Quanta gravità esprime? Ma beh, il cabotaggio, anch'esso entrando in vigore nel 2022, dovrà essere oggetto di revisione di lavoro per quanto riguarda la tabella, però naturalmente alla luce dell'importanza che si dà alle normative sul cabotaggio e alla luce del fatto che le norme nuove sul distacco degli autisti si applicheranno anche al cabotaggio, quindi non solo al trasporto internazionale, ad esclusione di trasporto bilaterale o di transito, quindi immaginiamo, e questo sarà anche il nostro lavoro, il nostro onore e onere in sede di lavori a livello di Bruxelles, di evidenziare come certe violazioni di questa normativa devono essere considerate in maniera pesante. Abbiamo detto che i Paesi Bassi sono i primi a introdurre questa normativa. Entro quando dovranno introdurla tutti? Beh, in realtà è un regolamento, quindi in teoria è già valido, però credo che ci vogliano delle disposizioni comunque nazionali per la sua applicazione pratica. Quali sono un po' i tempi in cui prevedete che possa essere introdotta in Europa? Ma in realtà questo dipende da ciascun paese membro. Ad esempio il Belgio ugualmente è stato una prepista, anzi il Belgio sono vari anni che è riuscito a portare avanti questo sistema. Io ritengo che ciò sia anche legato a quanto la Commissione europea pungoli gli stati. Faccio un esempio: nel 2020 l'Olanda stessa, così come ad esempio Cipro e il Portogallo e anche altri paesi, avevano ricevuto una prima notifica di infrazione dalla Commissione europea per non aver attuato il sistema. Quindi io immagino che questo approccio possa essere, come dire, premiale nei confronti della categoria e spingere quei paesi che ancora non hanno attuato l'implementazione, e so che anche l'Italia ci sta lavorando, a farlo il prima possibile. Ecco, proprio rispetto all'Italia, possiamo dire genericamente quali sono i passaggi proprio burocratici proprio da sciogliere ancora? Ma da quanto capiamo in Italia si deve appunto proprio capire come legare il sistema di punteggi alla differenziazione legata al tipo di azienda e al modus operandi dell'azienda, quindi naturalmente di avere un approccio a più livelli per fare in modo che non vi sia un elemento tranciante, ma che le classificazioni tengano conto appunto delle aziende, tipo di azienda, come opera e quant'altro. L'Olanda, come dicevo, lo ha fatto sulla base del numero di licenze comunitarie. Ma la valutazione dell'azienda in che senso? Cioè nel senso che la dimensione dell'azienda influisce sul punteggio aggiuntivo? Beh, è chiaro che un monoveicolare ha una sua specificità che non può essere quella di un'azienda con 50 veicoli e con 40 autisti. Questo soprattutto alla luce di come l'Italia, ugualmente anche altri paesi del sud Europa o alcuni dell'est, ha una larghissima componente di questo tipo di aziende, micro e piccole. Sì, ma quindi all'atto pratico, cioè nel senso, come si fa? Un calcolo aritmetico oppure spannometrico? No, io questo lo lascerei alle autorità italiane, perché noi come WTR, come dire, perché è un meccanismo che comunque questo poi l'applicazione in relazione alla dimensione della sanzione viene riferita ai singoli paesi. Beh sì, questo è legato, ad esempio l'Olanda e il Belgio hanno seguito lo stesso approccio.
Ah, e quindi in Olanda come succede, per esempio, tanto per capire? Eh no, è legato al numero di licenze comunitarie e, di cui parlavo prima. Ah, esatto, ok. Sì, sì. Direi che per adesso possiamo dirci soddisfatti di questo intervento di Giola, che ringraziamo. Grazie a voi. Direi che riprenderemo sicuramente in futuro questo argomento, anche perché vedremo come e quando sarà applicato. Per ora, Daniele, direi che possiamo chiudere questo nostro episodio. Certo, ringraziando insomma Marco Di Gioia e ovviamente dandogli appuntamento a prossimi appuntamenti, insomma, cioè nel senso che ci sono ancora dei contorni del pacchetto mobilità che vorremmo chiarire, ci sono dei contorni di nuove normative che stanno, come dire, sobbollendo rispetto all'Euro 7, insomma, di cui già cominciano ad emergere alcuni contorni, insomma, sicuramente comunque avremo di che tornare a chiacchierare. Io direi che per seguire come dire, le prossime puntate, l'evoluzione di questi discorsi europei, non vi resta che seguirci ogni martedì come di consueto, ma anche discorsi analoghi li approntiamo soltanto in voce, quindi in podcast, ogni giovedì sulle nostre piattaforme di Trasporto Europa e di Uomini e Trasporti. Buona serata a tutti. K44 risponde, vi ringrazia e vi dà appuntamento al prossimo episodio. È una produzione Trasporto Europa e Uomini e Trasporti.